Alla 19ª conferenza internazionale sull'AIDS. È stata rimarcata l'importanza dell'uso del profilattico, non solo per prevenire gravidanze indesiderate. Il preservativo è un metodo contraccettivo per coppie di ogni età. È facile da usare. È facile da reperire in farmacia e nei supermercati. È economico. E non ha effetti collaterali. L'utilizzo del profilattico è il mezzo più sicuro nell'ambito delle prevenzioni dalle infezioni sessualmente trasmissibili. Utilizziamo il preservativo per rispettare noi stessi e le persone a cui vogliamo bene. Il preservativo crea una barriera tra i fluidi potenzialmente infettanti: sangue, sperma e secrezioni vaginali. E le mucose, che possono essere infettate. Alcune delle infezioni sessualmente trasmissibili, dette anche IST, sono l'epatite B, l'herpes, la gonorrea, la clamidia e la sifilide, e l'HIV. HIV, Human Immunodeficiency Virus. La diffusione dell'HIV è strettamente legata ai comportamenti che le persone assumono, indipendentemente dalla loro provenienza, dall'appartenenza ai gruppi e categorie, dai loro stili di vita e dalle loro scelte. L'HIV è il virus dell'immunodeficienza umana. Una volta entrato nell'organismo, si riproduce e indebolisce il sistema immunitario ed espone un individuo a malattie da cui diversamente si sarebbe difeso. Infezioni opportunistiche. In Italia, l'Istituto Superiore di Sanità indica che sono state segnalate più di 3.600 nuove diagnosi HIV. Valori simili di nuove diagnosi sono stati riportati in Spagna, Francia, Paesi Bassi, Grecia e Regno Unito. Le regioni italiane con l'incidenza più alta sono state il Lazio, la Lombardia e il Piemonte. Per prevenire l'HIV non dobbiamo cambiare la nostra vita, ma solo adottare alcune precauzioni, come per esempio quella di utilizzare il preservativo nei rapporti sessuali. Assicurarsi che strumenti aghi, utilizzati per piercing e tatuaggi, siano monouso e ben sterilizzati. Effettuare il test HIV e tutti i controlli previsti per la gravidanza. E a questo punto vi chiederete: come invece non si trasmette il virus? L'HIV non si trasmette attraverso la saliva, quindi non si trasmette coi baci e neanche scambiandosi un bicchiere. L'HIV non si trasmette col sudore né col contatto fisico. E neanche con uno starnuto o un colpo di tosse, e si può stare tranquilli. Urina e feci non sono veicolo di contagio, quindi i bagni pubblici possono essere utilizzati senza paura. Il preservativo, se utilizzato correttamente per tutta la durata del rapporto, previene il contagio da HIV e da altre infezioni sessualmente trasmissibili. L'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, assume come concetto di salute lo stato di benessere psicofisico e relazionale della persona, che si crea attraverso l'acquisizione di abilità e competenze importanti per tutta la vita. L'HIV è un'infezione e il contagio dipende dalla nostra capacità di scegliere se adottare un comportamento a rischio oppure no. La prima forma di prevenzione è conoscere. L'HIV si può prevenire. Ci sono circa 880 milioni di adolescenti nel mondo, più o meno il 12% della popolazione mondiale. Questa popolazione è spesso lasciata senza una voce. La violenza di genere, il limitato accesso alle cure e ad un'educazione alla salute,
insieme ad un sistema di politiche che non segnala i bisogni dei giovani, sono ostacoli che limitano le possibilità degli adolescenti di divenire abili a proteggere se stessi.